No, no, accidenti, no. Non ci voglio più pensare. Non voglio più pensarci. È passato così tanto tempo e ormai è tutto finito. È tutto passato. Ma poi eccomi qui. Ancora qui. Mi basta vedere dei bambini e la cosa ricomincia. È come un'ombra che non mi vuole lasciare. Appena mi volto, eccola lì, nera, cupa. E tutto ritorna. Tutto si rimette in moto. Anche se continuo a ripetermelo, è finita. Non c'è più nulla da fare. Non ha più senso pensarci. Ma poi riprendo a tormentarmi. A ritornare sempre sullo stesso interrogativo che non cessa di perseguitarmi. Perché non abbiamo avuto dei figli? Li desideravamo tanto. Abbiamo fatto di tutto per averli. Ci abbiamo sperato per anni, ma non sono venuti. Mi prese di sorpresa quando solo dopo 15 giorni di matrimonio mi chiese di fare subito un figlio e io gli dissi sì, certo, ma non subito. Aspettiamo un po', ci siamo appena sposati. E se fosse stato proprio questo l'errore? Magari abbiamo aspettato troppo. Accidenti, non sai mai come comportarti. È proprio vero, certe cose bisogna prenderle al volo, senza pensarci troppo. Ma io ero così giovane, e anche lui era giovane, e poi non aveva un posto fisso. Aspettiamo un po', gli dissi, e poi andiamo a prendere un bambino, e poi un altro ancora. Forse è stata proprio questa la mia colpa. Una colpa che non conosce nessuno e che tormenta solo me. Per gli altri sono cose che capitano ed è finita lì. Io invece continuo a chiedermi se non ho sbagliato ad aspettare, a rinviare. E poi, quando abbiamo deciso, i bambini non sono arrivati. Dovevo immaginarlo. Ci sono cose che non si possono decidere. Certo, uno può anche decidere, ma poi non può fare altro che aspettare. Come se una decisione non bastasse mai, come se la sola volontà non fosse mai sufficiente. Mi fanno ridere quando dicono se lo sogni lo puoi anche fare. Quante stupidaggini si dicono a proposito dei sogni e dei desideri. Noi li abbiamo tanto sognati, tanto desiderati, tanto attesi, ma non sono arrivati. Credo di aver capito quello che mi disse una volta Don Attilio. Credo per consolarmi, che la fecondità è più importante della fertilità, che una coppia può essere feconda anche se non è fertile, che in un matrimonio l'essenziale è l'amore tra gli sposi e non i figli, che l'amore vero è sempre fecondo, anche quando si è sterili. Ma a me bastava la fertilità, solo la fertilità. Ed è la fertilità che ho pensato per anni, continuamente, ostinatamente, cercando nel mio corpo qualche suo segno, un pur minimo cenno dell'essere incinta, il seno un po' più gonfio, il ventre un po' più teso. E sono arrivata perfino ad odiarlo questo mio corpo, visto che con regolarità smentiva le mie attese. E l'unico segno che mi dava era il sangue, sempre il sangue. Ogni volta il sangue che usciva, usciva, come da una ferita che non si rimargina. Non stava dentro, accidenti. Veniva fuori all'improvviso, facendo ricominciare tutto da capo. Un'attesa che divora il tempo, che consuma le giornate. E poi glielo dovevo dire. Aspettavo che tornasse dal lavoro e a cena ogni volta era la stessa malinconia, lo stesso cupo silenzio tra noi. E lui mi diceva di non preoccuparmi, di non pensare ad altro, che prima o poi sarei rimasta incinta, che quando non ce lo saremmo più aspettato, proprio allora, sarebbe successo. Ma non è successo, no, non è successo, né quando lo aspettavamo, né quando abbiamo smesso di farlo. E alla fine abbiamo cessato di aspettare, e poi anche di parlarne. Avrei voluto tanto che lui non lo avesse fatto, ma ad un certo punto non ne ha più parlato, ed è stata una prima fine. Una fine prima dell'altra fine. Quella delle mie cose. Che poi non sono mai state mie. Altro che io sono mia. Se fossero state mie non le avrei fatte smettere. Questo è certo. Non le avrei fatte finire.
Ma poi si sono diradate. E un bel giorno, un brutto giorno, non sono più venute. La ferita è rimasta aperta, ma il sangue non è più uscito. Forse, quando ancora venivano, avrei dovuto essere io a continuare a parlarne. Ma non volevo torturarlo. Io non potevo torturarlo. Ci sono silenzi che vanno rispettati. Come fossero luoghi sacri che non possono essere profanati. E così, piano piano, il discorso figli è scomparso dalle nostre conversazioni ed è scivolato via. Non ne abbiamo più parlato ed è diventato quasi un tabù. Qualcosa che era meglio evitare, che conveniva lasciare nell'ombra. E quando per caso capitava di parlare di bambini sempre e solo quelli degli altri o dei nostri nipoti, il discorso si faceva teso e presto si passava ad altro. E così non sono mai riuscita a dirgli dei vestiti che avrei voluto comprare, soprattutto se avessimo avuto una bambina. E mi vergognavo a parlargliene, è una cosa così banale, una cosa che di solito un uomo non capisce. E allora non lo sa, che anche in questi giorni, quando ormai sono anni che il sangue mi ha abbandonata, quel sangue che prima odiavo, ma che poi agognavo. Non sa che continuo a fermarmi davanti alle vetrine dei negozi, fantasticando sul suo vestito per la cena della vigilia. Quando, come fra qualche giorno, ci riuniremo tutti a casa di mia sorella Vanna. E avrei voluto che fosse bellissima, una bellissima bambina, riempita di doni dalle zie e dagli zii, e di baci e d'abbracci. Come ti sei fatta grande, fatti vedere, ma il tuo vestitino è bellissimo, ormai sei proprio una signorina. Thank you.
perché Dio non ha voluto che avessimo dei figli? Li volevamo tanto, li abbiamo tanto sognati e attesi, li avremmo poi curati e amati, e invece niente, niente di niente. Ci sono coppie che fanno i figli quasi senza accorgersene, a volte senza neanche volerli, e a loro, per la miseria, i figli arrivano senza problemi. Non è giusto. No, non è giusto. Ma dov'è Dio? Se non ti aiuta neppure quando vuoi fare qualcosa di buono. Quando quello che chiedi non è la luna, ma semplicemente un figlio. Si è creato l'universo, le stelle infinite del cielo, il deserto e il mare sterminati. Perché non ci ha dato un figlio? Anche un solo figlio. Che cosa gli costava farci questo semplice dono? Con tutte le migliaia di bambini che ogni giorno nascono nel mondo. Però non voglio cadere in questa trappola. Bisogna smetterla con questa storia. Che cosa c'entra Dio? I figli non sono arrivati, punto e basta. Se ogni volta che qualcosa non va si tira in ballo Dio, non si finisce più. Anche perché le cose che non vanno sono infinite. E poi ognuno ha le proprie cose che non vanno. E se ogni volta che qualcosa non va si tira in ballo Dio, o anche quello che dicono i preti, credendo di risolvere ogni problema, chiamano il misterioso disegno di Dio, non si finisce più. E poi questo benedetto disegno, ammesso che ci sia, e io non ne sono tanto sicura, è misterioso proprio perché è indecifrabile e deve restare tale. Tormentarsi sul misterioso disegno di Dio non porta a nulla e lascia sempre l'amaro in bocca. Ce ne siamo accorti al termine di estenuanti discussioni tra di noi alla sera, quando il sangue ritornava e metteva fine alla nostra attesa. L'ho capito da tempo. Il più delle volte si usa il termine Dio o le espressioni disegno di Dio o volontà di Dio quando non si sa più che cosa dire o pensare. Quasi fossero dei jolly utili per superare certe difficoltà e liberarsi da un peso che non si riesce più a sopportare. È infantile, ma è proprio così. Quando non si sa più dove sbattere la testa, ecco che allora si fa entrare in ballo Dio. Quando non si capisce più nulla, ecco che si pensa a Dio. Mentre quando tutto va bene e basta. E a Dio non ci pensa più nessuno. Poveretto questo Dio. Spesso usato e ancora più spesso dimenticato. È all'università che mi ha convinta, mi ha convertita, direbbero i preti. Quando mi ha parlato del Dio di Gesù come di un padre. E mi ha spiegato che non bisogna più aver paura di lui. Ma allora non riesco a capire, non riesco proprio a immaginare un padre che decide quale dei suoi figli deve avere dei figli e quale invece non li deve avere. Siamo o no tutti figli suoi? Che padre sarebbe un simile padre? No, ne sono sicura. Dio non c'entra. I figli non sono venuti e questo è un fatto che sta in piedi da solo. Come lui mi ha ripetuto più volte, non tutte le donne hanno dei figli. E io sono una di quelle. Certo che lo so bene, però perché io? Perché proprio io? Che cosa c'è in me che non va? Che cosa mi manca? Ma non voglio nominare il nome di Dio in vano, non voglio ridurlo a una formula magica, in grado di risolvere sempre e subito tutte le questioni. Questo pensiero mi disturba, non riesco proprio a mandarlo giù, è un modo truculento e volgare di pensare. Quante volte mi hanno detto, devi fartene una ragione, vedrai che con il passare del tempo non ci penserai più, ma per la miseria. Qualcuno mi sa spiegare come si fa a farsene una ragione? Io questa maledetta ragione non sono mai riuscita a farmela, niente e nessuno mi ha consolata. E sono ancora qui, sola, sempre sola, anche quando sono con lui, sola. Perché sono solo io che mi torturo e che continuo a chiedermi perché non abbiamo avuto figli. Avrei voluto tanto dargli un figlio. È proprio vero, ho fallito. Sono una donna fallita. So che cosa mi hanno detto in tanti, che cosa mi ha detto soprattutto Luciana e Franca al lavoro, durante quelle pause in cui non si parlava d'altro. Ma no, non sei una fallita, non c'è solo la maternità e non ci sono solo i figli. Una donna può realizzarsi anche senza i figli. La tua visione della donna è vecchia, è superata. E così
oltre ad essere sola e sterile, sono anche retrograda. Bella soddisfazione. Ma lo so anch'io che hanno ragione. Così come ha ragione Don Attilio, con la storia della fecondità più ampia della fertilità. Me lo sono ripetuta infinite volte. Per una donna non ci sono solo i figli, non c'è solo la maternità. Ma questa idea non mi è mai bastata, non mi ha mai consolata. Però non voglio fare la vittima e soprattutto non voglio tirare in ballo Dio. E se proprio lo devo fare, allora preferisco tirarlo in ballo per chiedergli una grazia e non per accusarlo di una colpa. E una grazia gliel'abbiamo anche chiesta, ma non siamo stati ascoltati. E poi c'è qualcosa che non finisce di imbarazzarmi. Pensare a Dio nell'intimità della camera da letto, quando lui si avvicina ed inizia ad accarezzarmi. E poi so che cosa accade, ormai so perfettamente come va a finire, ma mi sono sempre un po' vergognata. E forse è proprio per questo che ancora oggi, dopo tanti anni, gli chiedo di spegnere la luce. No, non ho mai pensato a Dio in quei momenti e penso che neanche lui in quei momenti sia lì a pensarmi, a guardarmi e a guardarci. Che cosa c'è poi da guardare? C'è un'intimità che anche Dio deve rispettare, soprattutto se è padre. No, non ho mai pensato e non penso a Dio in questi momenti. E almeno in questo non mi sento per nulla in colpa. Così come non ho mai pensato e non penso a mio padre, che accidenti, se n'è andato tanti anni fa. Perché è morto così giovane? Perché mi ha lasciata così presto? Non sono neanche riuscita a dirgli un'ultima parola. Avevo solo 18 anni e non abbiamo avuto il tempo di parlarci seriamente, di parlare dell'università, dei miei progetti, del matrimonio. A lui penso ogni giorno, però non in camera da letto. Strano, me ne accorgo solo ora. Non ho mai pensato a mio padre in quei momenti e continuo a non pensarlo. Ma figuriamoci, se un Dio che è padre è lì insieme a noi, tra me e lui, mentre io... Ah. Abbiamo fatto di tutto, tutto quello che potevamo fare. Quell'estate siamo andati anche al santuario. Eravamo al mare solo da 2 giorni, ma abbiamo deciso di andarci subito e di chiedere la grazia. E così c'era da aspettarselo. Molti ci hanno criticati. Ma come? Credete ancora a queste cose?
Altri invece ci hanno detto che non abbiamo avuto abbastanza fede, che non abbiamo chiesto la grazia con sufficiente fede, perché altrimenti i figli sarebbero arrivati. Ma come si fa ad essere così esaltati e stupidi, senza un minimo di rispetto? Però non me ne importa niente. Rifarei tutto quello che ho fatto, che abbiamo fatto. Anche ritornare al santuario a chiedere un'altra grazia. Ci sono momenti in cui non puoi far altro che chiedere una grazia, anche se non ci credi, anche se non ci hai mai pensato prima. Ritornerei al santuario a chiedere un'altra grazia, anche se ormai non serve più a niente. È tutto finito, a meno di non essere Sara. Ed io non sono Sara e lui non è Abramo. Tutti parlano. Tutti vogliono dire la loro: mangia questo e non mangiare quello, bevi questa tisana e poi quell'altra ancora, fai questo esercizio e fallo fare anche a tuo marito. Ma non sanno che cosa vuol dire attendere un figlio che non arriva neanche quando i medici ti dicono che è tutto normale, che è tutto a posto. Allora perché non arriva? Perché non arriva neanche quando ti dicono che non bisogna preoccuparsi ma avere solo pazienza? La pazienza per la miseria l'abbiamo avuta, ma i figli non sono arrivati. Quanto tempo passato in silenzio nelle sale d'attesa degli studi medici, rispondendo sempre alle stesse domande, sottoponendosi sempre agli stessi esami. Non si fidano l'uno dell'altro, è pazzesco, è ridicolo. Ogni volta che cambi medico, bisogna sempre ricominciare tutto da capo. E ogni volta rifare tutti gli esami, sempre gli stessi esami. E poi, così ti dicono, ne manca sempre uno. Anche se l'esame del seme, lo spermiogramma lo chiamano, non mancava mai. Lui è stato bravissimo. Quante volte ho pensato a lui che doveva produrre il seme, come dicevano, con la spiegazione dell'infermiera. L'ultima si chiamava Rosa, me lo ricordo perché è stata l'ultima, aveva i capelli rossi. Rosa la rossa, sembra il titolo di un romanzo. Sì, l'infermiera che ogni volta spiegava come fare a produrre il seme, come se lui ormai non lo sapesse. Quanti soldi se ne sono andati. Ma questo è stato niente. A distruggerci è stato il tempo. Ci ha divorato l'attesa. Sono state le attese ad averci asciugato. Un tempo infinito ad attendere ciò che non è mai arrivato. E ogni volta tutto si concludeva nel sangue. Con il sangue, ancora il sangue, sempre il maledettissimo sangue che puntualmente usciva. E poi l'attesa dei risultati degli esami. E ancora l'attesa della lettura degli esami da parte dello specialista, nel silenzio del suo studio, vestito di bianco. Io e lui, seduti di fronte, come davanti ad un giudice in attesa di una sentenza che già conoscevamo, che era sempre la stessa. E minuti che non passavano mai, e io fissavo i suoi occhi mentre leggeva gli esami, li fissavo alla ricerca di un segno che però non sono mai riuscita a scorgere. E poi sempre la stessa diagnosi. È tutto a posto, non dovete preoccuparvi. Abbiate pazienza. Ogni volta la solita solfa. Ma non ne posso più di questa pazienza. Ma quanta ce ne vuole? A sentire qualcuno è come la fede. Non è mai sufficiente. Si è sempre in difetto, in debito, il che vuol dire che si è sempre in colpa. È il trionfo dei sensi di colpa. A volte avrei preferito che ci avessero detto, senza troppi giri di parole, non potete avere figli. Siete una coppia sterile. Avremmo smesso di torturarci, ma i medici d'oggi sono tutti comprensivi. Hanno capito che non bisogna agitare i pazienti, che bisogna sempre dimostrarsi sereni e comprensivi, che bisogna lasciarli parlare e soprattutto ascoltare. Raccontatemi con calma la vostra storia, in modo che io possa meglio capire il vostro problema ed aiutarvi.
È la cosiddetta medicina narrativa. Non ne posso più di questa retorica della comprensione e dell'accoglienza, che alla fine mi dava i nervi, perché era sempre la stessa, perché faceva parte del mestiere, soprattutto quando la parcella era alta, pagavamo per la loro calma e comprensione, ma poi non riuscivamo a restare calmi e non volevamo essere compresi, volevamo solo dei figli, semplicemente dei figli. Ed è per questo che andavamo dai medici e non dal confessore. Ed è per questo che pagavamo i medici, mentre il confessore, tra le altre cose, è anche gratis. E così sono passati mesi, sono passati gli anni e poi siamo anche andati da quel medico di Lugano. È stata Luciana ad avermelo consigliato. Quel giorno che in ufficio mi sono messa a piangere e non riuscivo più a fermarmi. E allora lei si è avvicinata, mi ha abbracciata, mi ha detto: non abbatterti, perché non vai da lui? È un'autorità nel campo, con me ha funzionato, vedrai che funzionerà anche con te. E allora abbiamo ricominciato, sempre la solita storia, i soliti esami, le solite attese, la solita diagnosi. È tutto a posto, non siete sterili, potete avere dei figli e per questo dobbiamo fare un ultimo tentativo. Dobbiamo programmare i vostri rapporti, così ha detto. Non ci avevo mai pensato. Non ci avevamo mai pensato, non sapevamo neanche che questa fosse un'ipotesi praticabile, ma non abbiamo esitato e abbiamo seguito la procedura. Accidenti, non è stato facile, non è stato facile per niente, eppure in quei momenti mi sembra di aver capito un po' di più che cosa sia una coppia. Un programma come quello lo si può seguire solo se lo si vuole in due, se si è d'accordo in due. È un programma violento, che tuttavia diventa un po' meno violento, quasi sopportabile, se si è in due a volerlo, se si decide insieme di seguirlo. In quei momenti ho pensato spesso a lui. In fondo io non dovevo fare altro che aprire le gambe e attendere. Non era necessario che partecipassi all'impresa. Potevo pensare ad altro e aspettare che la cosa finisse. Ma per lui, accidenti, deve essere stato più complicato. Non era più giovanissimo. E per certe cose, soprattutto in certi momenti della giornata, ecco, non è come accendere la televisione. È stato vero per me. Figuriamoci per lui. Che cosa strana è il sesso. Se ne parla sempre troppo, o non se ne parla affatto, e poi, quando se ne parla, lo si fa sempre tanto per ridere o per essere volgari. Sembra quasi che se ne abbia paura. Ma è tutta una grande menzogna, un'enorme messa in scena. Quando si è giovani non ci si pensa, non ci si fa caso, ed è meglio così. Ma poi tutto diventa complicato, incerto, ogni volta è un'avventura, anche con chi ami e frequenti, soprattutto con chi ami e magari frequenti da anni. Almeno con lui o con lei vorresti che tutto andasse bene, sempre bene, e invece chissà poi perché è proprio con lui o con lei che la cosa non funziona. A volte ho finto una passione che non provavo, ma volevo aiutarlo. Volevo fare qualcosa di più che aprire le gambe e basta. E allora mi inventavo qualcosa per non pensarci, per non pensare al medico e al suo maledettissimo programma. Cercavo di convincermi, volevo illuderlo. E così tra me e me sognavo, fantasticavo e dicevo come se lui potesse ascoltarmi, anche se non parlavo: ora, in questo momento ti desidero. Desidero tanto farlo con te, ora, proprio ora desidero farlo, e non perché lo ha detto il medico e neppure perché dobbiamo rispettare il programma, ma perché ne ho voglia, perché ti desidero, perché ti amo. Ma alcune volte lui non ci è riuscito e allora sono stata io a dirgli: non ti preoccupare, vedrai che la prossima volta ci riusciremo, eri stanco, anch'io ero stanca, non facciamone un dramma. Sono cose che capitano, dobbiamo solo insistere. E abbiamo insistito, ma poi abbiamo smesso. Non sono rimasta incinta e quei rapporti ci stavano distruggendo, ci stavano allontanando. Non abbiamo più fatto esami,
e abbiamo smesso di andare dai medici. Dopo la fine del programma, per oltre un anno, non siamo più riusciti a farlo. Io non riuscivo più nemmeno a pensarci. Mi veniva la nausea solo al pensiero. Mi ricordava un fallimento, mi ricordava il mio fallimento. Poi però, quella sera, improvvisamente, lui mi ha abbracciata da dietro. Mi ha baciata sul collo. Me lo ricordo come se fosse ora. Stavo lavando i piatti, non me lo aspettavo e non ci pensavo più. Lui però, ho pensato, ci pensa ancora. Per fortuna, lui ci pensa ancora. E allora non è finita. Non ne abbiamo mai parlato. Non so lui, ma io non ci ho mai nemmeno pensato. Forse lui ci ha pensato, ma io poi non ne abbiamo mai parlato. E così non abbiamo affrontato l'argomento. Meglio così, forse. Avremmo litigato. E invece non è successo niente. Niente di niente. E allora siamo andati avanti per la nostra strada, per la nostra solitudine. Senza cercare altre soluzioni, senza stare lì a progettare chissà quali piani alternativi. Se me lo avessero chiesto, se qualcuno mi avesse chiesto di adottare una bambina o un bambino abbandonati, se qualcuno mi avesse fatto sapere che si cercavano dei genitori disposti ad accogliere degli orfani o anche avere in affido dei piccoli rimasti soli, non mi sarei tirata indietro e sono certa che neanche lui lo avrebbe fatto. Ma nessuno ci ha mai chiesto niente. E così la cosa è passata. E ora siamo troppo anziani. Quante volte ho sentito dire che pensare all'adozione o all'affido è naturale quando non si riesce ad avere dei figli
Eppure per noi non è stato così. Chissà poi perché. Forse perché ho desiderato tanto avere un figlio, ma non mi ha mai convinto l'idea del figlio come risposta al cosiddetto bisogno di maternità. Desideravo un figlio diventando madre, ma non ho mai desiderato un figlio per diventare madre. Così come non mi sono sposata per mettere su famiglia e avere dei figli, ma perché lo amavo. Mi sono sposata perché l'amavo e così ho formato una famiglia. Ma non è per formare questa benedetta famiglia che l'ho sposato. Accidenti, ma come si ragiona? Come si parla? Anche sulla famiglia e sui figli. È come sul sesso e su Dio. Si continuano a dire cose incredibili, nelle cui pieghe, tra belle parole e nobili sentimenti, riemergono con insistenza questioni irrisolte e nodi che non finiscono di stringersi. Bisognerebbe smetterla con questa idealizzazione della famiglia e della maternità, e anche con questa idolatria del figlio. Non ci si sposa per mettere su famiglia, e neppure per fare dei figli. Se lui mi ha sposato per mettere su famiglia e per fare dei figli, allora sono proprio perduta, sono ridotta a nulla, sarei ancora più sterile della mia stessa sterilità. No, io ne sono certa, non l'ho sposato per farmi una famiglia e per avere dei figli, ma perché l'amavo. È lui che mi ha convinta quando un giorno, finite le mie cose ormai del tutto svuotata, senza poter più attendere nulla, mi ha detto che non avere avuto dei figli non è una colpa, neppure un'ingiustizia, ma un fatto che sfrugge alla volontà, un fatto che è sbagliato leggere ed interpretare, così ha detto con il lessico della legge del diritto. Avere un figlio non è un diritto, mi ha spesso ripetuto. A volte quando sento parlare dei figli mi chiedo di chi e di che cosa si stia parlando. Si parla di loro, ma si continua a parlare di sé. Si parla di loro per parlare di sé. Spesso le madri e i padri si mangiano i figli, si nutrono di figli e non riesco a togliermi dalla testa il sospetto che quando si dice che si vuole un figlio per un bisogno di maternità o di paternità o quando si decide di adottare un bambino perché se ne sente un profondo bisogno interiore, in verità, magari senza accorgersene, lo si sta già mangiando, si sta già pensando solo a sé e non a lui. L'adozione è un bel gesto. Non sono così stupida da non comprendere il valore di questa scelta. Non ho bisogno di qualcuno che mi venga a fare la lezioncina dicendomi che i bambini soli e abbandonati sono sempre tanti ed è meglio essere adottati che vivere in un orfanotrofio. Lo so bene anch'io. Ma non ci ho mai pensato. Non ho mai voluto pensarci. Se me lo avessero chiesto, certo, avrei accolto con gioia un bambino. Ma non volevo procurarmi un bambino per la mia gioia, per la gioia di essere madre. Sono io che avrei voluto dare a lui la gioia di un figlio tutto suo. Forse sono proprio infantile e immatura, ma non so cosa farci. So solo che mi sarebbe piaciuto tanto discutere con mia sorella e con i nostri amici sulla sua somiglianza. A chi assomiglia di più? A me o a te? Un giorno Luciana, parlando del figlio, mi ha detto: quando vedo lui vedo suo padre. Mi è venuto da piangere, ma sono riuscita a non piangere. Ma io dove lo vedo? In chi mai potrò riconoscerlo? Chi continuerà a parlarmi di lui, a rinviarmi la sua immagine quando lui non ci sarà più? Ma forse morirò prima io. E questa sarebbe una fortuna, una grande fortuna. E poi se avessimo avuto un nostro figlio, avrei discusso con lui sul suo nome. Anche se assomiglia più a te che a me, così gli avrei detto. Il nome lo scelgo io. Thank you.
Anna l'avremmo chiamata. Se fosse stata una bambina, l'avremmo chiamata Anna. Mentre se fosse arrivato un maschietto, lo avremmo chiamato Domenico. È stato un gioco, quello dei nomi. Ma un gioco che ci ha spesso accompagnati e aiutati. Che in alcuni momenti è riuscito perfino a distrarci dalla malinconia e dai pensieri più neri. Ne abbiamo parlato tanto, mentre aspettavamo, nella speranza che il sangue non uscisse. E poi invece usciva. Io facevo le mie proposte e lui le sue, sempre diverse. Quasi fossimo degli estranei. A volte mi proponeva nomi particolari che non avrei mai immaginato. E credo che anche lui pensasse lo stesso dei miei. Non trovavamo un accordo e il gioco continuava. Mentre pensavamo e parlavamo, sempre al futuro. Se sarà una bambina, allora la chiameremo così. Se invece sarà un maschietto, allora lo chiameremo così. Quando mi proponeva qualche nome strano di bambina, gli chiedevo: ma da dove ti viene in mente questo nome? È forse quello di una tua ex? E lui ogni volta serio, come se fosse vero, mi rispondeva: che intuito che hai avuto, ma come hai fatto a capirlo? A credergli, avrebbe avuto decine di fidanzate. Ancora oggi si vanta del suo successo con le donne, del suo essere rimasto attraente, giovane. E io gli dico: ci credi solo tu? Ognuno si illude come può. Però è vero, è ancora un bell'uomo, anche se a me questo non è mai importato granché. Quando l'ho conosciuto in università, è stata la sua mitezza ad affascinarmi. Sembrava che nulla lo potesse far crollare. C'era. E sapevo che in ogni momento potevo fare affidamento su di lui. E poi era capace di ascoltare, sì. In questo era proprio unico. Sapeva ascoltare ed era sempre disponibile. Con il tempo è diventato più taciturno. Ma anche se non me lo dice più, io so che mi vuole ancora bene. Lui avrebbe preferito avere prima una bambina. Per me, invece, è sempre stato lo stesso. Alla fine abbiamo trovato un accordo, ma poi abbiamo capito che era inutile pensare ad altri nomi, anche perché i nomi c'erano, e in abbondanza. Erano i bambini che mancavano e che non arrivavano. E così, se fosse nata una bambina, l'avremmo chiamata Anna, come la zia che mi ha cresciuta. Anche lei era senza figli, ha trascorso tutta la vita a occuparsi degli altri, a cucinare per gli altri, tutti i giorni, a volte anche per 15 persone. Era lei che mi preparava il pancotto, che a me piaceva tanto e ancora mi piace tanto, anche se non ne ho mai più mangiato uno buono come il suo. Non era mai stanca, non l'ho mai sentita lamentarsi. A volte diventava triste. E poi per tutto il giorno stava in silenzio. Quando ero piccola non ci facevo caso, ma crescendo ho iniziato a notarlo, senza però capirne il perché. Anche se ora mi sembra di capirlo un po' di più, questo maledetto perché. Mi sembra di capirlo perché anch'io sono sola e non faccio altro che occuparmi dei figli degli altri, dei miei nipoti, ai quali voglio tanto bene, per fortuna che ci sono loro. Così sono uscita di casa e sono andata a fare shopping, a comprare giocattoli come fanno tanti in questi giorni. Però non è la stessa cosa. Lo so, non è un bel pensiero. Forse non sono altro che un egoista, ma avrei voluto tanto comprare dei giocattoli per i miei figli. E invece li ho comprati e ormai continuerò a comprarli sempre e solo per i figli di mia sorella e di suo fratello. È stata zia Anna che un giorno, visto che la gravidanza tardava, all'improvviso mi disse: ricordati che Gesù è Longariel, ma non Scurdariel. Mi mise a ridere e anche lei si mise a ridere e poi ci siamo abbracciate. Usava parole strane. Diceva cinturella invece di cinturino, creatura invece di bambino. Che donna! Mica incontri spesso una donna così. Anche se poi si è sbagliata. Perfino lei si è sbagliata. Ma forse anche i proverbi hanno le loro eccezioni. O forse anche Gesù ogni tanto si scorda di qualcuno o di qualcosa. Oggi una donna come lei sarebbe definita una nullità. Qualcuno che ha sempre cucinato senza diventare uno chef. Che ha sempre lavorato e risparmiato senza mai arricchirsi.
che non ha mai parlato in inglese e non sapeva usare il computer. La definirebbero un essere di quella umanità minore, che, come si dice oggi, passa sulla scena del mondo, senza lasciare traccia. Ma si sbagliano. E come se si sbagliano? E poi a me? Di questo mondo di prime donne, di primi uomini, di questo mondo dell'eccellenza e del successo, non importa proprio nulla. Vogliono sempre tutto e subito. Non sanno rinunciare a niente, sono bulimici, ambiziosi, sempre scontenti. Vogliono ad ogni costo apparire ed imporsi, anche se anche a costo di diventare di ridicoli. Anche a costo di calpestare gli altri e dimenticarsi di genitori e di figli. Altro che onore al padre e la madre. Non gliene importa proprio nulla, né del padre né della madre. Pensano solo a se stessi, alla propria carriera, alla propria linea, al proprio conto in banca. Non sanno parlare d'altro che di lavoro e di diete, di ristoranti e di palestre, di Maldive, di Nepal. Parlano di shopping e di cucina vegetariana, come se parlassero dell'origine del male o dell'ingiustizia del mondo. Zia Anna sarà pure stata una piccola donna, sarà pure restata sempre nell'ombra, ma io non ho ancora conosciuto un essere umano più buono di lei. E questo a me è sempre bastato e continua a bastarmi. In certi momenti non te ne frega niente della carriera, del successo, del prossimo ciclo di massaggi. È della bontà che hai bisogno, dell'accoglienza e non dell'eccellenza. Solo i mediocri continuano a parlare dell'eccellenza. Solo loro si trastullano con l'eccellenza come fanno i bambini con l'ultimo giocattolo ricevuto. In quei momenti è solo la bontà che ti fa respirare, che ti permette di ricominciare e andare avanti. Solo una donna come lei poteva dire, poteva dirmi: ricordati che Gesù è l'Ungariel, ma non Scordariel. No, non la dimenticherò mai. Se invece fosse arrivato un maschietto, lo avremmo chiamato Domenico, come mio suocero. Che tipo strano che era. Era un poliziotto. Ma non ricordo di averlo mai visto in divisa. Forse l'ho visto in divisa solo una volta. I giorni quando lui mi fece conoscere i suoi. Mi sembrava fosse inverno e lui rientrava da un servizio allo stadio. Poi ha iniziato a lavorare come impiegato in prefettura. Vestiva con eleganza, anche se non poteva permettersi il lusso che forse sognava. La moglie Ada ogni tanto lo prendeva in giro per le sue scarpe sempre lucide e per il piccolo nodo della cravatta. Un nodo perfetto, diceva lei. Ad una cravatta sempre intonata con l'abito, diceva sempre lei. Però, mentre lo prendeva in giro, diceva anche la verità. Effettivamente aveva molto stile. Non ho mai litigato con lui e neppure c'è mai stato tra di noi un qualche contrasto. E anche con mia suocera, in fondo, è andata abbastanza bene. Abbiamo litigato davvero una sola volta, me lo ricordo bene. Eravamo al mare, ci siamo messe a urlare come delle pazze. Ma avevo ragione io. Lei difendeva sempre il figlio, anche quando aveva torto. E quella volta è come se aveva torto. Ma ora, com'è strana la vita, ora la capisco bene. Se avessi avuto dei figli, anch'io li avrei sempre difesi. Tanto ad accusarli ci pensano gli altri. Mi è dispiaciuto non aver dato loro dei nipoti. Erano due brave persone. Per fortuna ci sono stati quelli del fratello. Quando mio suocero è morto, lui è caduto in una malinconia che sembrava non finisse mai. Ancora oggi, dopo tanti anni, quando andiamo al cimitero, si ferma di fronte alla tomba del padre e sembra parlargli. E quando poi andiamo via, a volte gli sento dire sottovoce: ciao, papà.
Si chiama Natale. Natale limpido. Sembra uno slogan pubblicitario. Ogni volta che ci penso, che penso al suo nome e cognome, mi viene da ridere. E mi viene da piangere. Mi viene da ridere, ma poi anche da piangere, perché è un Natale senza figli. È un Natale che non ha dato i Natali a nessuno. E poi Dio è davvero spiritoso. Uno spirito spiritosissimo. E poi c'è il suo più caro amico. L'amico d'infanzia. Forse il suo unico vero amico. Che si chiama, ecco il colpo di genio di Dio, Pasquale. E quando i due si incontrano è sempre la stessa scena, la stessa pantomima. Gli stessi sfottò. Ecco Natale che incontra Pasquale. Natale viene prima di Pasquale, dice uno. E l'altro risponde, è vero, ma Natale è più importante di Pasquale. Ma chi lo dice? Ribatte Natale. Senza Natale non ci sarebbe neppure Pasquale. Sì, risponde Pasquale, ma il senso più profondo di Natale è Pasquale. E così via. Sempre lo stesso copione. E quando erano più giovani si strattonavano, si colpivano. Come fanno sempre i maschi, anche quando non sono più bambini? Sono contenta di questa sua amicizia. Io non ho una vera amica. Luciana e Franca, lavoro, sono buone, sì, con loro mi trovo bene. Ma poi a fine giornata ognuna se ne va a casa e si porta dietro i propri segreti, che restano sempre segreti. Con loro non sono mai riuscita a confidarmi fino in fondo e neanche loro lo hanno fatto con me. Forse è meglio così. Stiamo bene insieme, siamo colleghe, più che amiche, ci rispettiamo e non abbiamo mai litigato, anche perché loro sono buone. Sono due donne buone. In questo sono stata molto fortunata. Ma a volte non so proprio con chi parlare. Non posso mica parlare con lui di certe cose. Non ne posso neppure parlare con Van, è mia sorella, accidenti, non una mia amica. Ora è diventato più taciturno. L'altra sera non mi ha rivolto neppure una parola. Ad un certo punto si è alzato da tavola, ha detto buonanotte ed è andato a dormire. Non è sempre stato così. In passato abbiamo parlato tanto insieme, soprattutto di film. Lui ci vede sempre qualcosa che io non riesco neanche a intravedere. A volte ho l'impressione che inventi le cose, ma quello che dice è sempre interessante, sempre affascinante. E poi abbiamo parlato tanto di arte, in particolare di quella contemporanea, che io in realtà non ho mai capito, ma che lui continua ad osannare. Ora parla poco, ma un tempo parlava tanto, mi parlava tanto, e io non voglio separare l'ora dall'allora, non voglio dimenticarmi ora di com'era allora. È lui, è sempre lui, e io gli voglio bene così com'è, così com'era. E così come ora. Non mi ha lasciata, non mi ha abbandonata. Anche per lui non aver avuto dei figli deve essere stato doloroso. Ma non li ha cercati altrove. Non è andato con un'altra donna. E neanch'io sono andata con un altro uomo. Forse lui ci ha pensato, come ci ho pensato io, è vero. Pensando, ma in fondo anche sperando che la colpa fosse sua, talvolta ho fantasticato di andare con un altro. Nella speranza di restare incinta e renderlo così felice, dicendogli poi che il figlio era suo. Ma erano solo fantasie che nascevano dallo sconforto, quando al mattino restavo a letto da sola e non riuscivo ad alzarmi, e non volevo alzarmi. Ma poi non è successo niente, né per me né per lui. Mi accorgo solo ora che non mi ha mai fatto dubitare della sua fedeltà, non ho mai avuto neppure un sospetto. E semmai mi ha tradita, è stato abilissimo. In tutti questi anni non mi sono accorta di nulla. Devo riconoscere che in questo o è stato astuto o è stato proprio limpido. Forse ha fallito come Natale, ma non come limpido. E se non ha mantenuto fede al suo nome, ha certamente onorato il suo cognome. È stato proprio limpido, un limpido Natale. Almeno per me, con me, Natale è stato limpido. Ecco, avrei dovuto dirglielo. Non gliel'ho mai detto e avrei dovuto dirglielo. I giorni passano, si continua a parlare di sciocchezze, non si dicono mai le cose essenziali. Sì, non sono sola. Anch'io ormai
da anni sono una limpido. E per questo è arrivato il momento di essere limpida con lui. È arrivato il momento di dirgli che, anche se non abbiamo avuto figli, sono contenta di averlo sposato. E di aver trascorso la mia vita assieme a lui. Che lo risposerei un'altra volta. Che non mi ha mai fatto mancare nulla. Mi è sempre stato vicino. Che continua ad aiutarmi. Solo l'altro giorno mi sono accorta che quando stende la biancheria sul balcone cerca di abbinare il colore delle mollette con quello della tovaglia o dei pantaloni stesi. Che magnifica stranezza. È sempre stato un tipo originale. E poi non si è mai annoiato del mio corpo. Ancora mi tocca, mi abbraccia, mi bacia, scherza, mi prende in giro. Questa sera glielo voglio dire. Gli voglio proprio dire che ho deciso di festeggiare un po' in anticipo il Natale con lui. Noi due soli, senza la confusione delle cene e dei pranzi che ci attendono. Voglio festeggiare il Natale con Natale. Ora però devo proprio andare. Per fortuna nel congelatore ho ancora della zucca. Gli preparerò il risotto con la zucca. Lui ne va matto. E poi le mele al vino rosso con chiodi di garofano e all'oro, che piacciono tanto anche a me. Sì, è proprio ora d'andare. Devo preparare la cena e mi devo preparare. Voglio passare prima dai cinesi per farmi almeno una piega. E poi glielo voglio dire. Glielo voglio proprio dire. Sì, gli voglio ancora dire... Sì. Sì. Lasciamo solo.